Dispiaciuto ma tranquillo il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto all'indomani delle dimissioni dell'assessore alla cultura Luigi Ponziani. Una scelta, quella di Ponziani, che fa presagire crisi all'interno della maggioranza, con possibili allargamenti ad altri gruppi civici e ad un rimpasto di giunta. Il primo cittadino ammette che presto si aprirà un ragionamento politico con gli alleati, ma che tutti gli attuali assessori resteranno al loro posto e che il suo progetto per Teramo resta quello con il quale si è candidato a sindaco. Non è una crisi di maggioranza, sono dimissioni di un assessore, di un assessore importante, di un punto di riferimento e di avvio del progetto e del percorso politico che ci ha portato ad avere l'onore di amministrare la nostra città, motivate ampiamente, rispetto alle quali ho già formulato le mie dichiarazioni ufficiali e quindi non ho nulla da ribadire, se non richiamare quello che ho già detto. Non c'è alcuna crisi, quindi insomma la questione verrà affrontata tutta all'interno della maggioranza. Ho ascoltato, sento giustamente riflessioni anche relative a ragionamenti politici più ampi, non è questa credo la fase, non c'è alcuna crisi, chiudiamo, insomma, affrontiamo il tema interno alla maggioranza e poi insomma, non abbiamo alcun tipo di problema a ragionare in senso politico anche più ampio con il coinvolgimento di tutte le forze della maggioranza, perché ovviamente il punto di forza resta il progetto, resta il programma elettorale, resta il programma di governo e con serenità, se ci sarà ad aprire poi una fase politica per il bene di Teramo, partendo dal nostro progetto non c'è alcun tipo di problema, ma sono due cose nettamente separate, non c'è una crisi di maggioranza che apre ad altro, ecco. Sono due momenti, due fasi separate, due ragionamenti che devono essere tenuti distinti, perché insomma, altrimenti si crea una confusione, francamente non è una fase nella quale ci sono, ecco, le condizioni o i motivi perché si possa parlare di crisi o altro.